Le attuali politiche ambientali messe in campo dal Comune di Pescara non valorizzano il verde della città. A puntare il dito contro la gestione delle aree pubbliche nel capoluogo Adriatico è il movimento politico Pettinari per l'Abruzzo, con il capogruppo Domenico Pettinari e i consiglieri comunali Massimiliano Di Pillo e Caterina Artese, che hanno tenuto una conferenza stampa davanti alla Fontana di Piazza Italia per fare il punto sulle criticità legate all'ambiente e al verde urbano e proporre le soluzioni da loro individuate parlarne al Tg8 e Caterina Artese. E noi ci siamo presentati alla città con un obiettivo molto ambizioso e anche avveneristico che era di pescare a città resiliente no? attraverso 10 obiettivi che addirittura prevedevano la balneabilità del fiume Pescara e consumo di suolo uguale a zero in realtà i problemi sono serissimi perché per loro consumo di suolo uguale a zero significa innalzare i grattacieli no? come è previsto nell'area di Risulta dove vogliono fare il palazzo della regione che si alza in alto oppure per esempio a Borgomarino dove noi abbiamo delle case antiche fatte con i mattoni della fortezza borbonica, ebbene lì si abbatte tutto, si tagliano gli alberi, si taglia tutto quello che c'è di verde e si rifà un palazzo di una certa altezza. A Borgomarino forse riusciamo a salvare un gelso monumentale e anche un, un mirto arboreo che è abbastanza raro. I nostri obiettivi riguardano soprattutto eh, la mobilità sostenibile, la valorizzazione della riserva d'Annunziana che non ha ancora un ente scientifico, però è un problema che ormai, diciamo, sono, di cui sono tutti consapevoli, poi stiamo seguendo il piano del verde che si sta sviluppando con l'Università di Viterbo, il regolamento del verde e poi ad ogni commissione dove dobbiamo dire l'assessore Orta che è quello dell'ambiente partecipa, chiediamo sempre di fermare il taglio soprattutto di alberi che hanno avuto una valutazione fitostatica l'anno scorso e quest'anno li voglio Tagliare, cioè non sono piante a rischio di caduta. L'atteggiamento comunque è sempre quello di progetti che si basano sul cemento, che non eh, mantengono il suolo, il suolo verde, anche se si mettono i mattoni che in qualche modo drenano l'acqua, però non è l'erba, non è il prato. E anche Piazza Alessandrini, che era un giardino un po' come quello che vedete intorno, con questa tipologia, le palme, le piante sempreverdi, lì la riqualificazione è stata tabula rasa e l'assurdo è che persino la sovrintendenza ha consigliato di mettere il Cinco Biloba. E la canfora, cioè piante avulse dal nostro territorio, piante esotiche di origine orientale. Quello che chiediamo è soprattutto un altro approccio. Quindi prima di tutto devi conoscere quali sono le dinamiche ecosistemiche naturali e poi su quella base di quelle dinamiche tu ti adatti sulla base delle tue esigenze. Ecco, questo dovrebbe essere.